siamo radunati oggi qui perché tutti gli abitanti di Linacasa vogliono che siano rispettati i regolamenti comunali. Noi siamo vicinissimi a un sito sensibile, siamo a 70 metri da due scuole dell'infanzia e l'antenna che vogliono costruire qui davanti è a 10 metri dalle case, quindi in una zona densamente abitata, e siamo convinti che ci possa essere un sito migliore di questo, meno invasivo per le persone che abitano qui. Qui è pieno di bambini, di anziani, e abbiamo anche un centro estivo qua tutta l'estate, per cui è probabilmente uno dei luoghi meno adatti per installare non un semplice rimpetitore, ma un'antenna alta come un edificio di 10 piani, 36 metri, che funge proprio da centralina, è proprio come se fosse una vera e propria centralina. Quindi chiediamo il rispetto del regolamento per i siti sensibili e il rispetto dei cittadini che non vengono mai avvisati, informati su questi interventi, e soprattutto che ci sia una programmazione seria sulla collocazione delle antenne in tutta la città, perché Rimini è un territorio già praticamente saturo di antenne. Grazie. Siamo a 400 metri in linea d'aria da via Ceccarelli, dove hanno installato a fine gennaio un'altra antenna in mezzo alle abitazioni. Anche adesso? In mezzo alle abitazioni. Perché a 500 metri da qui. Noi non diciamo no sterile, diciamo, alla tecnologia, e sappiamo anche che con il decreto semplificazioni il governo ha detto ai comuni di non imporre dei limiti generalizzati all'installazione delle antenne, però è anche vero che la legislazione regionale e comunale non è venuta meno. In particolare il regolamento comunale di Rimini all'articolo 3,5 privilegia dei siti alternativi a questo. Ci sono i siti, praticamente le rotatorie, i parcheggi, le zone produttive, artigianali, commerciali, oltre alle zone agricole fuori dai centri abitati, e qui, appena fuori di qui, ce ne sono tante di queste zone, per cui chiediamo che vengano prese in considerazione anche queste zone qui. C'è tutta la zona, diciamo, produttiva dell'Ovi, del Penny, c'è la rotatoria sulla intersezione tra strada statale 16 e 9, c'è lo stadio del baseball, ci sono tutte le concessionarie, sono tutti siti di cui tenere in considerazione. Il comune ha detto che ha proposto dei siti a Iliad, ma Iliad ha detto di no, però in realtà deve dare delle spiegazioni tecniche sul diniego, che non deve essere un morale, ma deve essere appunto tecnico. Questo noi chiediamo. Grazie. Infatti a Viserba.